Un saluto a tutti da RCLG Passione Motori, siamo a Verona al Motorbike in compagnia di, come al solito, Gianluca Nannelli, nostro caro sostenitore e amico, però nella realtà di che... Franco Cubellini. Franco Cubellini. Allora Franco, ciao. Raccontaci un po' quali sono i vostri prodotti, qual è il punto di punta, facci un po' da dove venite, dove comprano i vostri prodotti. Noi veniamo dalle corse e praticamente tutto il nostro concetto di sospensione si è sviluppato sulle corse per tantissimi anni. Quando è iniziata l'avventura? È iniziata 35 anni fa, per cui era ancora un pischello. Quando le moto erano moto più puzzo, no? L'odore fantastico. E abbiamo cominciato il campionato italiano, abbiamo vinto tutte le categorie, poi abbiamo fatto il mondiale, abbiamo vinto il mondiale. Il mondiale Superbike? No, prima siamo andati al mondiale GP, abbiamo vinto il mondiale nel 125, all'epoca di Raudies, Grasini, Capirossi, tutti i pilotini, tutti diciamo i nostri vecchi campioni, vecchi, non bisogna dire vecchi, comunque diciamo, perché poi si sentono giovani, anche lui si sente ancora giovane, il nostro, giusto, l'animo giovane, anche Franco, anche Franco, siamo sempre ragazzi, e niente, piano piano dopo abbiamo sviluppato un po' tutto il nostro lavoro anche per l'utente stradale. Certo. E abbiamo portato, diciamo così, tutta la nostra tecnologia, tutta la nostra passione dalle corse alla strada. Ok. Quindi anche adesso trattate prodotto sia racing che stradale. In effetti noi abbiamo circa 2000 tipi di ammortizzatori, chiforcelle, eccetera, eccetera, in varie versioni. È chiaro che non abbiamo mai lasciato le competizioni. E tuttora sviluppiamo dei prodotti altamente tecnologici sempre con impegno di una volta, vale a dire che per noi un ammortizzatore non è un ammortizzatore da dare a un Pirelli, ma è un ammortizzatore da sviluppare su un determinato tipo di moto, renderlo al top, e quando lo consegniamo al pilota l'ammortizzatore è perfetto, cioè non deve venire da noi a fare assistenza, cambiami questo, cambiami quello, non mi va, no. L'ammortizzatore è perfetto. Dopo c'è da fare la taratura specifica per lui, per la pista, una molla un po' più tenera, un po' più dura, ma basta. E noi trattiamo questo prodotto per tutti come fosse un pilota ufficiale. E cerchiamo di fare la stessa cosa, cioè la procedura della nostra produzione è uguale anche per l'utente stradale. Per cui quando consegniamo un ammortizzatore pronto da montare. Voi trattate anche in dettaglio, cioè una cartuccia specifica, un particolare, una sospensione, che manca un particolare del vostro prodotto? Sì, noi... uscita fuori una fornitura totale per la sospensione? Noi abbiamo la fornitura totale che va dall'ammortizzatore posteriore, alla forcella, al chiforcella, all'ammortizzatore di sterzo, cioè a tutti i prodotti che sono sospensioni. Spesso sono volentieri... varie categorie di... Sì, ci sono vari step, chiaramente chi ci va al bar con l'Hornet avrà una sospensione da 350 euro, ma perché non gli serve niente di più. Andiamo anche due prezzi. E chi va a correre avrà una sospensione super tecnologica che magari costa un po' di più, ma l'importante è che la sospensione sia performante. La sospensione deve dare soddisfazione al pilota. La moto non deve avere un limite, il limite deve essere il pilota, cioè il suo limite. Se ha dei limiti dalla moto, non va bene. Sì, perché poi si lamenta, giustamente. Allora si può dire dopo. Io ricordo Gianluca, e lui quando scendeva dalla moto mi diceva: mi sono divertito come un matto. Aveva gli occhi fuori dalla testa, ma si era veramente divertito. Questa è la soddisfazione. Gianluca ha militato con Franco, nel vari anni dal 2005 con la Ducati del team NCR SC Caratti, con la 749 abbiamo fatto quelle imprese storiche perché nessuno guidava quella moto, no? E noi invece con Franco abbiamo studiato una serie di appunto di accorgimenti che ci consentivano
con una moto considerata poco performante di stare davanti nel campionato mondiale su due sport. Sì, il Butarazzocco, che però poi ha fatto girare le scatole a tutte le belle signorine. Noi siamo andati varie volte su porta, sì, infatti, con sì, una Ducati, ma non perché era scarso ricarico, perché era una moto che non era più performante in quell'epoca. Certo. E molte rimanevano le quattro cilindri erano tosse. Te ne racconto una rapida. Certo. Quando siamo stati a Los Angeles, che l'anno prima tutti i piloti, chiamiamoli ufficiali, Honda, Yamaha, eccetera, eccetera, erano rimasti senza gomma anteriore. Anteriore, perché Qatar distrugge la gomma anteriore. E noi siamo andati a fare il test. E la Pirelli ci dava determinate gomme, la solita cosa, le tabelle, mescola, durella, sì, eccetera, sì, eccetera. E io ho detto, ma non funzionano queste. Ho detto, no, ma bene, ok. Alla fine sono andato al camion Pirelli, mi sono fatto dare una gomma morbidissima, l'ho montata lui. Lui era davanti a tutti. Record, record. La Pirelli mi ha detto, ma che gomma hai montato? Queste qui, nessuna, come nessuna. Sì, eravamo un po' anticonvenzionali, avevamo sempre la nostra, però alla fine la nostra dimensione era andata tutti gli altri dopo, cioè. Però c'era un altro problema, che tutti gli altri non avevano il nostro setting. Esatto. E senti, no, alla fine ci siamo divertiti. Sì. Voi trattate la sospensione, ma anche fino all'olio, uno specifico che voi consigliate, oppure uno ci può montare qualsiasi cosa a livello idraulico? No, perché una sospensione viene studiata su un tipo di olio. Ecco, e l'olio che noi abbiamo scelto, non essendo costruttori di olio, produttori di olio, ci dobbiamo affidare chiaramente ad altri costruttori. Che sono già sul mercato. Però noi abbiamo fatto una serie di test non indifferenti. Cioè, alla fine, per fare un esempio, sui nostri produttori usiamo un olio aeronautico militare che vanno nelle turbine degli elicotteri, diciamo da guerra, cioè militari. Perché? Perché abbiamo visto un olio col botto. Sì, però c'è delle garanzie, cioè, che altri oli non ci danno. Cioè, tipo, cioè costanza. Costanza di rendimento, caldo e freddo. Alle temperature. Tu devi sapere che un elicottero so che va. Cioè io parlo della moto, cosa succede quando l'olio si scalda, esatto, in base alle condizioni che sono fuori, siccome, o quando è freddo la sospensione cambia totalmente. Siccome che noi lavoravamo in particolare con Ducati, per esempio, sì, che aveva un tubo di scarto grosso così, sì, a fianco della moto, cioè se tu hai un olio calore che non funziona, non va. E praticamente questo olio non ci dà delle garanzie, fantastico. In più l'olio militare ha una durata massima di 2 anni, per cui c'è una selezione dell'olio. L'olio è sempre fresco, e siccome che il fornitore sa che l'olio militare non può rimanere in un magazzino, ma va usato subito. Quindi noi abbiamo come sempre il pane fresco. Ma quello è una cosa importante. Quindi voi al cliente non racing, nel racing consigliate quel tipo di olio, altrimenti noi usiamo un solo tipo di olio, sia che sia racing, sia che non sia racing, è quello. Perché noi cerchiamo di dare il massimo a tutti. Cioè per me lo tengo stradale. È uguale a un pilota ufficiale, è un pilota. Senti, l'ultima cosa, come ti disturbo perché hai da lavorare, dove vi trova un cliente non racing, come fa a raggiungervi? In rete? Via telefono, in rete, via email. Avete un sito dove si può acquistare direttamente, sì, online? Sì, può acquistare online. Se nel sito non è tutto chiaro, mi vado, mi prendo sul telefono, chiamarci, diamo tutte le informazioni che vuole. Quindi sei altamente rintracciabile? Sì, assolutamente sì. E oggi bisogna essere così. Oltre a produrre siamo appassionati. Quindi il rapporto con i clienti è altamente importante? Sì, sappiamo dare una risposta anche completa. Cioè, non siamo dei commercianti. Vendiamo, ma noi siamo produttori. Quindi sono i papà di quello e poi noi o piloti o voi utenti che andate per strada a
mantenendo un rapporto diretto col papà che ha costruito queste cose. È difficile ogni giorno, le realtà sono sempre più grosse e tendono a mettere sempre più. Invece quello che mi è sempre piaciuto di lui, che era oltre che il produttore, che ammortizzatore che usavo, era il tecnico che mi seguiva in pista, Franco, e lui bastava uno sguardo, lui capiva me, io capivo. Senti, allora, lasciaci una chicca di quegli anni. Veloce, eh? Guarda, ho una chicca di quegli anni lì con Franco, io mi ricordo, ho avuto un bruttissimo incidente a Silverstone che mi sono distrutto una gamba, eravamo in lotta per il mondiale perché eravamo terzi a 6 punti dal primo, lì ho perso un po' la possibilità di giocare per il mondiale. Rientro a Oschersleben in Germania dell'Est, diciamo competitivo, prima avevo fatto la Repubblica Ceca e sai, quando c'hai quegli infortuni brutti è anche dura ritrovare subito la competitività. Però sono arrivato a un certo punto che lui mi aveva fatto una moto, una pista strana, con tante variazioni di ritmo e due o tre tipi d'asfalto diversi. Lui era riuscito a darmi, cioè io avevo feeling con questa moto. So che ti sentivo. Che nelle prove lui ha capito cosa avevo bisogno, io magari si muoveva un po' di più, però mi dava quella confidenza che io avevo bisogno, perché non mi dava fastidio la moto che si muove, ma io dovevo entrare in contatto con lei, dovevo sentire qualunque movimento facessi. Ho fatto una gara della Madonna, perché una rimonta furiosa, perché i primi giri ero sempre un po' scarso, ma io ero sempre in gran forma, anche grazie alla popolazione delle gomme ci riuscivo a ottenere, e quindi ho fatto una rimonta furiosa ritornando nella top 6, dove era, diciamo, il nostro standard. E mi ricordo a fine gara che saltavo come un matto a abbracciare Franco e tutti i ragazzi del team, anche se non abbiamo vinto, ma per me era una vittoria perché ho ritrovato il mio essere di pilota lasciandomi alle spalle una bruttissima esperienza, no? Transaccio non me la ricordo. Qual adesso era, Franco l'ultimo che abbiamo fatto. Transaccio ha fatto una gara che passava i piloti del mondiale, non quelli della gara della pallone, che passava di dentro, di fuori, che era una delle mie piste preferite. Era, la gente urlava, non noi eravamo fuori di testa, ma la gente urlava. Perché Transaccio e Franco era una pista di terzo sul podio, ma la gente, lui aveva vinto. Sì, sono due di inglese. Mamma mia. Quindi Nannelli vi ha dato delle belle soddisfazioni, dai. Sì, stato sia come persona che come pilota, che anche umanamente è un grandissimo ragazzo, e amo sempre dirlo in tutti i video che facciamo con Gianluca, perché è disponibilissimo, alla mano, serio, un grande ragazzo. Allora adesso li lasciamo tutti e due lavorare perché hanno da fare, li ringraziamo entrambi, soprattutto Franco, perché Gianluca è sempre con noi. Quindi grazie Franco, un'esperienza bellissima. E al prossimo video iscrivetevi al canale, cliccate like. Al prossimo video un abbraccio, ciao ragazzi. Ciao. Grazie, disponibilissimo. Grazie molto, emozione.